Eccoci arrivati allo scaffale di Oltre le differenze. Partiamo come sempre dai consigli per la lettura insieme a Lalla della redazione. È uscito da pochi giorni nelle librerie, edito da Bompiani, Un bacio, l'ultimo libro di Ivan Cotroneo, un amico di Oltre le differenze che abbiamo il piacere e l'onore di avere ancora una volta ai nostri microfoni. Buonasera Ivan. Buonasera a voi e grazie. Un bacio è un romanzo breve, struggente, denso, di appena 96 pagine, dove sono concentrate le storie dei tre protagonisti, due adolescenti ed un insegnante alle prese con una vicenda crudele di amore, odio, violenza, un libro che si beve tutto d'un fiato, scritto senza sprechi, un'economia molto bella di parole. Ti va di raccontarcelo dal punto di vista di chi l'ha scritto? Molto molto volentieri. La storia di questo libro è una storia che mi ha ossessionato per un po' di tempo, perché la prima volta che ho avuto voglia di scrivere di questa storia è stato nel 2008, ero negli Stati Uniti ed ero venuto a conoscenza dell'omicidio di Larry King, un ragazzino di 15 anni californiano, ucciso nella sua aula scolastica da un compagno di classe, perché Larry era innamorato di questo compagno di classe e l'aveva corteggiato davanti a tutta la scuola. Quindi un delitto con una forte motivazione omofobica, nato in un ambiente, quello scolastico, dove il bullismo è tradizionalmente molto forte. E ho cercato a lungo un modo per scrivere questa storia, che è una storia che mi toccava personalmente, che mi interessava raccontare, e poi insomma ho capito che dovevo prendere in mano lo spunto di questa storia, inventare delle psicologie, spostare tutto l'accadimento qui in Italia. E così è nato Un bacio, quella storia di due adolescenti, Lorenzo e Antonio, una loro insegnante, ed è ambientato nel centro Italia, insomma in una piccola cittadina dove la neve non cade mai. Ascolta, il libro può essere definito un giallo psicologico, ma anche un romanzo d'amore, diciamo quello impossibile tra i due ragazzi e quello non corrisposto e un po' rimpianto dell'insegnante, però come ci stavi dicendo, il vero protagonista sullo sfondo è questo bullismo omofobo che è dilagante nella nostra società e per il quale ti chiedo se te pensi che possa esistere una cura. Dunque sì, è vero che il bullismo omofobico è molto importante nel libro. Il protagonista del libro, forse più precisamente, la paura che abbiamo e che viene alimentata continuamente dai mass media per tutto quello che non conosciamo o che è distante da noi. Io penso che ci sia molto da fare, che sia importante anche l'educazione, anche quello che succede nelle scuole, anche quello che succede nelle famiglie, che è importante l'esempio di chi parla con leggerezza del mondo omosessuale e dei gay, è importante un'abitudine al linguaggio che non usi certi termini come termini dispregiativi, e penso ci sia molto da fare. Devo dire che è stato molto utile per me, mentre scrivevo questo libro, leggere le ricerche che ha condotto l'ArciGay in Italia, soprattutto in ambiente scolastico. Ce n'è una molto bella che si chiama Schoolmates e che indaga proprio il fenomeno del bullismo omofobico fra adolescenti nelle scuole. I dati sono impressionanti. Io penso che ci sia molto da fare, ci sia molto da parlare, soprattutto con questo libro. Io, oltre alle presentazioni classiche nelle librerie, farò presentazioni nelle scuole, voglio incontrare i ragazzi, voglio parlare di questa vicenda e di quello che è stata la cronaca che mi ha spinto, non soltanto ovviamente statunitense ma anche italiana, che mi ha spinto a scrivere questo libro. E ovviamente io racconto storie di mestiere, ho l'illusione, a volte il sogno, di pensare che queste storie raccontate possano servire a qualcosa, e se qualcuno si fa delle domande sulla storia che ho raccontato, sulla storia di Lorenzo, di Antonio e di Elena, io sono contento. Sicuramente servirà e sicuramente noi continueremo ad ascoltare le tue storie, Ivan. Per adesso ti ringraziamo e ti aspettiamo per la prossima occasione. Sei sempre un nostro ospite voi. Molto gradito. Grazie, sono io, parlo sempre con molto piacere con voi. Grazie. Bene, grazie, ciao Ivan. Buonasera. E abbiamo incontrato Ivan Cotroneo anche a Book Out, la prima fiera del libro LGBT che si è tenuta a Pisa lo scorso fine settimana, dove sono andata in trasferta insieme ad altri due componenti della redazione, Mica e Oriana. È stata indubbiamente una bella esperienza, a cui oltre a Cotroneo hanno partecipato anche altri amici di Oltre le differenze, che sono già stati i nostri ospiti, come Delia Vaccarello, Ivan Scalfarotto ed altri ancora che lo saranno nelle prossime puntate. L'aver creato un evento che ha mosso e riunito non solo la comunità LGBTQ, ma chi scrive e racconta storie di omosessuali, è stato un evento molto importante e molto ben organizzato, non è vero Miche? Direi di sì, cara Lalla. Prima di tutto per la scelta del luogo, la stazione Leopolda, facile da raggiungere in pieno centro città e quindi, cosa non da poco in Italia per un evento LGBT, sotto gli occhi di tutti. Anche l'accoglienza è stata, devo dire, fantastica, con grandi sorrisi che, ci tengo a dirlo, non erano affatto di circostanza. C'era un grande entusiasmo tra gli organizzatori stessi per un evento a lungo sognato, preparato e infine realizzato. Che dire poi degli stand, tutti ben visibili e ricchi di tanti bei libri che spaziavano dalla saggistica alla narrativa, e c'erano anche veri e propri pezzi da collezione. Pensa che è stato venduto un rarissimo testo degli anni 20 di Magnus Hirschfeld, uno dei primi militanti gay. E poi c'erano i fumetti. Beh sì, e chi l'avrebbe mai detto,
esistono anche comics LGBT. Non si finisce proprio mai di imparare. Decisamente no. Secondo noi comunque è stato un bel debutto ed un'esperienza sicuramente da ripetere, e ce lo auguriamo, vero Oriana? Sì Lalla, e lo testimonia il fatto che la manifestazione ha richiamato un gran numero di persone, circa 1500 visitatori in 3 giorni. Non male direi, e questo ci fa ben sperare per una seconda edizione. Passeggiando tra i vari stand ci siamo resi conto che c'era un buon numero di espositori, case editrici, grandi e piccole, ma anche associazioni LGBTQ. E sai che non è vero che con la cultura non si mangia? Le vendite in fiera Book Out dicono esattamente il contrario. Questo è un mercato che non ci sta ad essere considerato di nicchia. E poi c'è stato molto spazio per la discussione, con dibattiti e presentazioni molto interessanti, che hanno messo al centro temi importanti: omofobia, adolescenza, coming out, esperienza trans, ma anche diritti civili e narrazione come strumento per superare le discriminazioni. E allora ringraziamo Lalla, Miki e Oriana, e ricordiamo che Book Out ci ha visto presenti anche come protagoniste, e questo è un bel riconoscimento per il lavoro della redazione e sicuramente un grande stimolo per continuare ad andare avanti così. Assolutamente Ele, e cogliamo anche l'occasione per ribadire che appunto Oltre le differenze è un lavoro di squadra, una squadra composta dalle persone che avete appena ascoltato, Oriana, Lalla e Miki, ma anche da Veronica, Francesca e Alessandra, la nostra esperta di cinema Rory, che per tornare al tema della puntata, pensa un po', ci consiglia il film che abbiamo sentito in introduzione. Ah, guarda un po'. XXY del 2007. Le tre lettere del titolo rappresentano l'imperfezione cromosomica che resta il punto chiave della pellicola dell'esordiente regista argentina Lucia Puenz. Nella vita della quindicenne Alex si nasconde questo grande segreto. Appena nata, la sua famiglia è andata a vivere nelle isolate terre della costa uruguayana, lontani dall'occhio indiscreto della gente. Un giorno nella loro casa arrivano degli ospiti molto attesi. Un chirurgo plastico accompagnato da sua moglie e dal figlio di 16 anni che iniziano ad occuparsi, tra virgolette, del caso. Alex è nella fase della scoperta della propria identità e delle prime esperienze sessuali, vive con disagio la propria diversità più per la curiosità morbosa di chi le gravita a fianco che per un malessere personale. La meraviglia di questo film sta nella mano leggera con cui si addentra nei meandri della confusione, dell'ambiguità, della scoperta della vita, del sesso e dell'amore da parte di un essere umano che la natura ha messo in una posizione piuttosto difficile. E per quanto riguarda gli appuntamenti a tema, è iniziato oggi a Livorno, presso Villa Morazzana, il seminario formativo Tranima e Corpo, organizzato dall'Associazione Transgenere per una corretta informazione sulla transessualità da tutti i punti di vista. Il seminario proseguirà fino a sabato sera e domani mattina è prevista anche una sessione sull'intersessualità curata dalla ricercatrice Michela Balocchi, che è appena stata con noi. Cogliamo anche l'occasione per ricordare che il 20 novembre è il TIDOR, ovvero la giornata internazionale della memoria delle vittime della transfobia. Ci sono molte iniziative di commemorazione in giro per l'Italia. Noi vi segnaliamo che lo sportello trans alla Milano Onlus ha organizzato una veglia presso il Frida Caffè di Milano per sabato, proprio dalle 20 in poi. E per cambiare argomento vi segnaliamo con largo anticipo, perché a noi piace essere sempre avanti, che da venerdì 26 fino al 2 dicembre si terrà l'ottava edizione del Florence Queer Festival, il festival internazionale di cinema ed arte a tematica gay, lesbica e transgender a Firenze. Libri, teatro, musica, feste e soprattutto film e documentari a tema presso il cinema Odeon. Noi ci saremo e speriamo anche voi. Maggiori informazioni su www.florencequeerfestival.it. Per gli amanti dell'aperitivo segnaliamo che la Peri Gay del Circolo Arcigay Chimera Arcobaleno cambia location tutti i giovedì al ristorante Mariano in Borgo Santa Croce ad Arezzo dalle 19 in poi, mentre tutti i mercoledì il consueto aperipan del movimento pansessuale è allo Zest Bar in Costa di Sant'Antonio a Siena. E per chi ama ballare stasera c'è la festa di Azione Gay e Lesbica Firenze, Tango Azione, presso l'Auditorium Flog dalle 22.30 in poi. E allora finisce qui anche questa puntata. Prima dei saluti vi ricordiamo come interagire con noi scrivendo a redazione.oltredifferenze@gmail.com o per telefono al 366 2809 050, oppure come sempre attraverso il nostro blog oltredifferenze.splinder.com, la nostra pagina Facebook, che potete commentare i video su YouTube per rivedere tutte le puntate che vi siete persi. E per chi avesse voglia di approfondire le storie che abbiamo raccontato, c'è la rubrica online speciale Oltre le differenze sul sito della Nazione di Siena. Tutta la redazione vi saluta e vi aspetta venerdì prossimo, pochi minuti dopo le 21, sulle frequenze di Antenna Radio S o in diretta online dal sito www.antennaradios.it, per andare sempre oltre le differenze. Il venerdì dalle 21 alle 22 su Antenna Radio S. Oltre le differenze.